lo vediamo, anche lui è un volto noto oramai di Sport Italia, Luca Tramontin, lui è il rugby in persona, ma non solo, perché abbiamo diverse chicche in questa... No, allora avete scritto subito, partiamo con una polemica. Okay. Avete scritto grande giocatore, cioè grande di stazza, grande e grosso, finché vuoi. Intanto aspetta che se riesco a illuminare, ho messo un tema un po' polinesiano per introdurre il tema di Polau anche. Guardate la finestra. Okay. Però non ero bravo a giocare. Vabbè, dai, perché questa falsa modestia? Dai, perché questa falsa modestia adesso? Non è assolutamente vero. No. Chiedete in giro, ci sono prove tangibili. Beh, sono l'unico che ha incornato il palo durante il derby, sono l'unico che è partito da solo durante il minuto di raccoglimento, e di questo posso vantarmi. Tante altre bravure ovali, sinceramente, cari colleghi, non ne ho. E vabbè, ma vabbè, comunque sia. Ehi, cosa? Questa è Daniela, Qua c'è la zampa di Daniela. Ma scusa, ma la replica ce la dovevi consentire perlomeno, soltanto un attimo. Io una carriera la vedo lì. Poi se non sbaglio, sei uno dei pochi o l'unico che ha fatto il trittico, no? In tre stili di rugby diversi. Sì, in qualche livello. In Australia? Sì, in qualche modo, sono riuscito a giocarli tutti e tre. Super League? Sì. Allora, quello che vediamo è l'esordio a Casale, è dell'87. dell'85 e quello sì, era Casale contro San Donà, il derby. Tra l'altro vedo una faccia abbastanza agguerrita, quindi mette paura uno sguardo. Perché giocavo con la Svizzera contro l'Italia e probabilmente avevo più piacere di giocare con l'Italia. No, scherzo, ho giocato volentieri anche con la Svizzera per residenza. Ricordiamo però una cosa: aver messo tutte quelle maglie delle nazionali, erano tutte nazionali in fase di formazione. La nazionale di football australiano svizzera non aveva un'enorme competizione, bisogna sempre dare un contesto alle cose, se no si rischia di sbagliare. Idem la squadra di rugby ungherese che mi ha naturalizzato a 41 anni, era perché era in fase di formazione e non aveva altri 2 metri, ecco. Allora posso farti una domanda, Luca? Cioè, vai! È un rammarico non aver vestito la maglia, quella più importante, quella che anche adesso stai dimostrando di aver desiderato tanto, quella azzurra? Sì, mi dispiace tanto, ma non credo di essere mai stato neanche vicino comunque a mettere la maglia dell'Italia. Chiariamo agli spettatori meno esperti, esistono varie forme di rugby professionisti, palle ovali professionistiche. C'è il football americano che è molto distante, si è divaricato molto, il football australiano anche. Quelle più grosse professionistiche sono il 7, il 13 e il 15, che è quello delle 6 nazioni, per capirci. Io la maglia del 15, della nazionale italiana del 15, non l'ho neanche sfiorata. Quindi è un rammarico, come può essere un rammarico di non aver mai giocato con l'Aleghe, Porta Aleghe, sempre a occhio e ghiaccio. Ti dispiace, ma non sono stato lì. Ho un po' di convocazioni con le nazionali minori, giovanili, con il Triveneto, un'esperienza bellissima, ringrazio Marco Innocenti di avermi fatto giocare col Triveneto a 26-27 anni, quando ero già del Viadana, però non posso dire, ero lì così per fare 6-5 nazioni, proprio ero a 3 anni luce, quindi rimpianto non direi. E questo è già comunque... Anche oggi abbiamo avuto, non solo oggi, dobbiamo essere sinceri, cioè nel corso di queste 3 settimane abbiamo avuto... ospiti oltre di un certo spessore dal punto di vista sportivo e umano, ma che ci hanno sempre detto la verità nel modo più lineare possibile. Assolutamente. Io a questo punto, prima di spostarci oltre, perché Luca comunque non si è dedicato solo al rugby o solo allo sport nella sua essenza, ma forse l'ha visto e raccontato, sta provando a raccontarlo anche in altri modi. Mi dedico anche a bere il mate, ragazzi. Mate, vabbè, dai, lì andiamo in Sud America, allora un giorno ce lo faremo insieme il mate con la cerva. Chi sono io, scusa? ho visto gli occhi di Alex Milone illuminarsi d'improvviso così. episodi all'inizio di Sport Italia non c'era Papa Francesco che beveva il mate, quindi ognuno, ma cos'è? Cosa fa? Avevo fatto un cartello, l'avevo appeso sopra con scritto non fa male, non contiene droga, non ti altera, l'avevo imparato a Casale nei primi anni e vivendo con gli argentini non me ne sono mai staccato. Adesso è sdoganato, ma chiedete ai vecchi colleghi di Sport Italia.
assolutamente torniamo alla vostra assolutamente domanda. No, vabbè, sono curiosità assolutamente legittime che fanno anche molto molto piacere ricordare. Comunque sia, io a questo punto vorrei un attimo farti una sorta di intervista fotografica. Non so se la regia è pronta, non so se la regia aiuto, ci può... Sì, io non lo so, la 1, così, non è la camera, non so se Kitty ci riesce a seguire al volo. Allora, questa qua... Buongiorno. questa non credo sia rugby però, eh. No, questo è hockey ghiaccio, però non avevo ancora imparato a pattinare. Allora, non fatelo a casa. Questo è un auto contro disclaimer. Io sono un bambino cicrullo. Se vedo uno sport in TV, se oggi ho visto le macchinine in discesa, chiedo dove ci si iscrive, dove si può andare. Questo non cambierò mai su questo. Allora, cosa ho voluto fare? Ho voluto giocare a hockey ghiaccio molto prima di imparare almeno il minimo del pattinaggio. Adesso sono passati tanti anni. Non sono Plushenko, sia chiaro, però riesco a muovermi sul ghiaccio, riesco ancora, i miei compagni di squadra mi dicono stai attento, non buttarti con la faccia sui dischi, così. In quei giorni lì però ho preferito giocare lo stesso, mettiamola così. Iniziava mio figlio da piccolo, io ho detto gioco anch'io e sono riuscito a farmi parecchio male, sì, in effetti. Mea culpa, quindi non date la colpa all'occhio e ghiaccio, mamma, non dite no, sei pericoloso così, perché non tutti sono così ebeti da iniziare a 200 anni e buttarsi con il muso sui dischi. Però non cambio più, ragazzi, sono tanto pacifico fuori dal campo quanto agguerrito. Mi rassegno a essere. E sono così, sono corretto, non faccio cattiveria agli altri, però non ho proprio senso di conservazione del corpo. Sentite Novas, l'uccellino dietro che commenta, sta facendo il bagno. Se guardate quel puntino dentro la vaschetta rossa, adesso se n'è andata. Ecco, ho detto chip. Benissimo. Allora, grazie della foto, grazie a Daniela, sicuramente Daniela. Ma non abbiamo ancora finito. Kitty, inventa vai. Un'altra foto adesso, da messa così live, vediamo quale esce. Dimenticare. Io andavo con la cerva lì, fa innamorare. Eccola qua. Questo è un esordio. Sì, questo è l'85 da davanti, Walter Secolo, Sartoretto, Bellio, Amadio contro di me. Era Casale San Donà. Era Casale San Donà, quello era un derby, quando i derby veneti erano una cosa enorme proprio, erano una cosa grossa. Io ho fatto un dolcissimo esordio nel derby, proprio un metodo Montessori, no? Luca, giochi domenica. Avevo contro questo signore correttissimo, magnifico, che è mancato poco tempo fa, ho saputo, un 2,08 m, sudafricano, Derek Liebenberg, sì, che è stato di uno sportivo enorme, è venuto a salutarmi e farmi gli auguri dopo, una cosa davvero bellissima. Dietro abbiamo Glenn Rich, un All Black di Rugby 7, Guido Porcellato, contro tra gli avversari vedo Mauro Fabris, gran ricordo, anche questa opera di Daniela, però qua non la sgrido, perché mi ha fatto un enorme piacere. Non c'erano i passaggi intermedi per dare un contenuto sportivo, passavo dalle giovanili del Belluno con le docce ghiacciate all'esordio in uno dei derby veneti più sentiti. Purtroppo sia Casale che San Donà non hanno più giocato dopo quegli anni non hanno più giocato al super derby. Abbiamo tempo per un'altra foto, allora vediamo dove ci porta il nostro Christian Kitty, anche perché io avremo bisogno vita, allora qua. Però la maglia azzurra ce l'hai. Sì, però è di football australiano, attenzione, è di football australiano anche questa. C'era una squadra in formazione, questa è Quattro Nazioni a Fontana Fredda, in provincia di Pordenone, contro la Repubblica Ceca. Sì. Allora, questo è un ball up, è una palla alta che è caratteristica del football australiano, un po' come l'ingaggio nell'hockey ghiaccio, un disco che va giù e te lo vinci. Questa invece è una palla che va su e te la vinci. Se vogliamo è la versione singola della mischia ordinata, che è semplicemente un ball up o un ingaggio collettivo. E ancora vi devo una spiegazione. Perché sono venuti a chiamare me? Beh, intanto perché il nostro amico Armando Colombo formava la nazionale, quindi non è che ci fosse un draft infinito che potessero pescare chissà dove. E poi perché ero alto 2 metri. Okay. Io sto vantaggio qua, sono alto 1,99 m, quindi questo peccato mi ha aiutato quel centimetro lì, perché magari ti poteva aprire altre porte. Guarda, va bene così, anche perché ho preso una craniata, non so se si vede la cicatrice qua sotto. No, allora questa me l'ha fatta il mio amico Giorgio Bottazzo, giocando contro, io ero a Viadana, lui era ancora a Casale, perché giustamente in campo non ci si fa sconti, stavo trattenendo la palla, non so se Fabio Ongaro o Giorgio Bottazzo giustamente hanno grattato con la scarpa, all'epoca si poteva fare parte del codice, e io cosa ho fatto? Ancora? Ho messo la testa vicino alla palla,
questo striscio qua, però un altro me lo sono fatto, ecco questo qua proprio incoronando per il fatto di essere alto 1,99 m, si chiamano barriere architettoniche. Luca, io prima di salutarci volevo farti l'ultima domanda, ti chiederei tante altre cose, però tempo il tiranno come sempre. Oltre lo sport, ma parallelamente allo sport, Sport Crime, che bel progetto, come va, cosa è? Guarda, siamo stati, ti ringrazio, siamo stati rallentati dal coronavirus, fatto saltare il Festival di Cannes, che è un po' quello specifico proprio il MIP per la distribuzione della serie. Siamo direi all'80%. Cosa abbiamo fatto? Avendo prodotto tanto, avendo filmato tanto, siamo a casa che a distanza tagliamo, musichiamo, dividiamo le clip, organizziamo. Quindi diciamo non stiamo fermi, abbiamo preso una grossa rallentata. Però io spero adesso che, nonostante la coronata che abbiamo preso, è un bel aggettivo, insomma, mi veniva un altro termine, nonostante la coronata, direi che tra giugno, luglio e agosto potrete vederlo in giro. Magari il trailer in anteprima su Sport Italia, sparo. Assolutamente sì. E questa è una grande notizia. Grazie Luca. Grazie mille Luca. Mi raccomando, ragazzi, colleghi, grazie a voi. Salutatemi la mia redazione. Va bene, ciao, assolutamente. Sarà un gran piacere averti qui quando tutto sarà passato. Grandi caffè, grandi mate insieme. Ok, con la cerva. Ciao. Ok. Ciao.